Allora, parliamo un po' di questa meditazione globale per l'eclissi solare del 21 agosto, visto che ha sollevato tante polemiche, tanta confusione. Mi sembra interessante soprattutto osservare quelle dinamiche che si creano quando accade un evento di questo tipo. L'antefatto è un po' che è stata indetta questa meditazione su scala mondiale da fare il 21 agosto 2017, in occorrenza anche con l'eclissi solare. Questa meditazione è partita dagli Stati Uniti, si è diffusa poi un po' in tutto il mondo la notizia di questo momento di meditazione in cui potremmo unirci come mente unica alla mente del pianeta per favorire l'ascensione del pianeta e il cambiamento positivo. Le polemiche, gli scudi che si sono levati rispetto a questa meditazione globale vertono un po' sull'idea che quando c'è così tanta energia che viene mossa da una enorme massa di persone, questa energia può facilmente essere direzionata da quelle che vengono chiamate le forze oscure, allontanandola dall'intento che l'ha originata verso invece un intento più distruttivo, più oscuro. Un altro delle motivazioni che hanno generato polemiche è che l'eclissi solare è vista come un momento, diciamo così, oscuro energeticamente, quindi è vista come un momento in cui fare una meditazione globale può produrre dei risultati controproducenti. Ma al di là del fatto che questo sia vero o meno, per me è stato soprattutto interessante vedere come soprattutto si è creata un'atmosfera di confusione. Perché da una parte ci sono le persone che vogliono fare questa meditazione, vogliono unirsi in questo intento comune e la diffondono e la promuovono, diciamo così, e dall'altra ci sono tutti quelli che invece dicono assolutamente non fatela perché può avere effetti controproducenti sia a livello individuale che a livello planetario, può essere manipolata tutta questa energia. Quindi vi invito a notare quando accadono cose di questo tipo che tutta questa confusione non fa altro che poi far dividere tra loro quella massa critica di persone che dovrebbe essere proprio quella massa che poi porta al cambiamento positivo. E dividi e t'impera è sempre stata la strategia principe, no? Principale di tutte quelle forze che vogliono tenere sotto controllo, sotto scacco, questa massa critica di persone. Quindi quando accade una polemica, come è accaduta in questo caso, c'è una divisione tra le persone, addirittura ho visto persone litigare tra loro, ognuna difendendo la propria posizione, no? Fare la meditazione e non fare la meditazione. Ora io non sono qui per dirvi se questa meditazione va fatta, andava fatta, non andava fatta. Più che altro vorrei cercare di stimolare, come sempre, l'idea che è veramente importante in questi casi, quando ci sono queste polemiche che tengono a dividere dentro noi che lavoriamo per il cambiamento positivo, è veramente il caso di fare un passo indietro e di parlare con più sobrietà al prossimo, quindi di lasciare il prossimo libero di fare la sua scelta, di ricordargli che è lui, quella persona, quell'individuo responsabile di ciò che sceglie di fare. E quindi stimolare nelle persone il fatto di stare, pensare col proprio cuore il più possibile, il fatto di riportarsi in quella centratura che poi permette a ciascun individuo di capire cosa è meglio per sé. Mentre ho visto alzarsi tante bandiere di persone che, soprattutto magari persone che sono molto coinvolte nell'esoterismo, operatori, che hanno portato post su vari blog, lunghe notizie, ragioni su ragioni per cui questa cosa non va fatta e di contrasto altri che portano ragioni su ragioni per cui questa cosa va invece fatta. Ma vi invito invece a notare quanto questo ci fa dividere, ci fa separare. Quindi invece di cercare di convincere il prossimo se va fatta o non vada fatta, perché non dire a quella persona che ti fa una domanda: senti come ti senti rispetto a questo, cosa percepisci rispetto a questo? E un'altra dinamica
che ho notato e sulla quale vi inviterei a riflettere è sempre quella della paura dell'ombra. Perché anche molte di queste persone che sconsigliano fortemente, ad esempio, di unirsi in una meditazione globale, lo fanno sempre invocando queste famose forze oscure. Le forze oscure che potrebbero manipolare questa energia da noi generata per intenti oscuri. E io percepisco una certa paura dell'ombra o comunque un certo antagonismo verso queste forze oscure e si crea sempre questa dicotomia poi tra gli operatori della luce, gli operatori dell'ombra, le forze della luce e le forze oscure. Una dicotomia che, come ho già un po' detto in un altro lungo video, che si intitola Il grande inganno, è una dicotomia che ci porta fondamentalmente a una sempre maggiore confusione. Perché quelle forze oscure che noi temiamo sono anche le nostre forze. Quell'ombra che a volte cerchiamo di combattere è un'ombra che fa parte di noi e che non possiamo combattere, così come non possiamo fuggire dalla nostra propria ombra. Possiamo invece trasformarla, possiamo invece accettarla, possiamo invece abbracciarla e farla diventare qualcos'altro. Perché quando abbiamo paura delle forze oscure, quando ci sentiamo in trappola dentro una rete di menti oscure che cercano di controllarci e di manipolare qualsiasi intento positivo noi mettiamo fuori, quando abbiamo paura, allora sì, stiamo nutrendo queste forze, perché queste forze letteralmente in moltissimi casi si nutrono proprio delle vibrazioni che noi emettiamo quando abbiamo paura, delle vibrazioni che emettiamo quando proviamo rancore, quando proviamo odio, desiderio di vendetta. E quindi è un sentiero pericoloso quello di alimentare la paura dell'oscuro, alimentare la paura delle forze oscure o comunque alimentare l'idea che queste forze oscure sono qualcosa contro cui dobbiamo combattere, contro cui dobbiamo lottare, sono una sorta di antagonista. Come ho già detto anche in altre sedi, questo conflitto tra luce e ombra esiste sicuramente su un certo piano, su un piano più denso che viviamo ogni giorno, ma sul piano più alto, sul piano dello spirito, non può esistere questo conflitto perché lo spirito fa riferimento all'unità, è quell'unità da cui emana poi sia la luce sia l'ombra. Quindi io non mi ritengo un servitore della luce, così come non mi ritengo un servitore dell'ombra. Io mi ritengo un servitore dell'uno, della sorgente, di quell'unità da cui emana sia quella luce sia quell'ombra. Questo cosa vuol dire? Che quando si è servitori della sorgente, anche l'ombra la riconosciamo e la abbracciamo come nostra sorella, come nostro fratello, come nostro amico e amica, in fondo anche come nostro figlio o figlia in alcuni casi, perché è la nostra ombra che risuona con l'ombra là fuori. E quindi la abbraccio. E quando faccio questo, quando smetto di avere paura dell'ombra, allora posso essere certo che qualsiasi cosa io faccia, qualsiasi meditazione io faccia, qualsiasi intento io metta là fuori, sarà sempre purissimo perché non sarà sotteso dalla paura dell'ombra o dal bisogno di combattere l'ombra, ma sarà un intento puro che fa riferimento a quella sorgente da cui sia ombra che luce provengono. Quindi, tornando al discorso della meditazione globale, senti come ti senti quando cose di questo genere accadono, piuttosto che cercare la risposta filosofica dall'esoterista di turno o anche chiedere a me la risposta filosofica, cerca di sentire come ti senti rispetto a quell'evento. Ti senti di sederti in meditazione e di sperimentare quell'esperienza oppure non te lo senti? Perché in fondo è solo questa la scelta fondamentale, per ognuno è diversa. Perché se hai ancora paura dell'ombra, se hai ancora paura dell'oscurità, se hai ancora paura che l'eclissi solare sia un momento di energia oscura, allora forse è meglio non fare quell'esperienza perché inviteresti quell'oscurità, inviteresti quella paura, inviteresti quel tipo di esperienza. Se invece il tuo intento è più pulito da questo punto di vista, se anche hai desiderio di abbracciare quell'ombra per aiutarla a trasformarsi, di seminare un seme di consapevolezza in quelle entità che magari stanno cercando di manipolare quell'energia che noi emettiamo, allora hai più energia per sederti in un evento di questo tipo e per aiutare
a inviare energia anche a quelle forze che cercano di manipolare quella stessa energia. Ricorda, è sempre un fatto di risonanza e di intento, quindi non si tratta tanto di cosa facciamo o di cosa non facciamo, ma del tipo di vibrazione, si tratta piuttosto del tipo di vibrazione che noi emettiamo quando facciamo qualsiasi cosa. Quindi vale sempre il famoso detto di Sant'Agostino, ama e fai ciò che vuoi. Perché quando ami, quando sei in quella vibrazione purissima, non c'entra molto qualsiasi cosa possano dirti gli altri rispetto a un'esperienza che ti appresti a fare, se vada bene, se non vada bene, se sia oscura, se sia luminosa. Quando quel tuo intento vibra in modo purissimo, non ha alcuna importanza quello che gli altri dicono o quello che si dice di quell'esperienza. È il tuo intento a trasformare quell'esperienza, è il tuo intento l'energia che viene emessa in quell'esperienza. Quindi queste un po' le riflessioni che mi sono venute in mente osservando un po' queste diatribe che sono nate in questi giorni, queste polemiche rispetto a questo evento. E ripeto, non ti sto suggerendo di fare la meditazione globale oppure no, piuttosto ti sto suggerendo di osservare, fare un passo indietro ed osservare che cosa accade quando si alzano le polemiche, la confusione in questo modo, e cercare di sentire tu come ti senti rispetto alla possibilità di fare un'esperienza di questo tipo, rispetto a ciò che viene detto. Cercare veramente di portare il più possibile il centro verso te stesso, perché è così facile restare confusi, è così facile seguire l'esoterista di turno, che sia un Niccolò Angeli o che sia qualcun altro, è così facile seguire il commento di Tizio e Caio, perdendo quella centratura che è la cosa fondamentale in questo periodo, perché quando troviamo e ci ricordiamo continuamente di trovare quella centratura, allora non siamo più passibili di quel dividi et impera, non siamo più parte di quel gregge che viene manipolato a piacimento da queste forze che vogliono controllarci. Quando veramente ci sentiamo liberi di fare qualsiasi esperienza che sia considerata morale, immorale, che sia considerata giusta o sbagliata, perché sappiamo amare mentre facciamo quell'esperienza, perché sappiamo farla con il nostro intento più puro, allora non corriamo più il rischio di finire a rotolarci nella confusione insieme a altri che sono confusi insieme a noi. Quindi anche in questo caso la meditazione globale per l'eclissi solare è stata una buona occasione per vedere quanto facile è, dentro la massa critica che noi stiamo creando su questo pianeta, quanto facile ancora è creare divisioni, semplicemente mettendo delle informazioni contrastanti. La cosa A va fatta oppure la cosa A non va fatta. Basta una informazione così semplice per immediatamente dividere le persone e portarle anche a uscire da quell'allineamento in cui si trovano e a litigare fra loro su un argomento che in fondo dovrebbe essere solo passato al vaglio, al giudizio di ogni singolo individuo, di ogni singolo cuore. E la scelta può essere diversa per ciascuno, non c'è necessariamente una scelta che è uguale per tutti. A presto.